Uomini e donne, Ida Platano. Ecco chi sceglierà. A Uomini e donne, una delle protagoniste assolute in questo periodo è proprio Ida. La tronista sta conoscendo diversi pretendenti ed è chiamata a scegliere il suo futuro compagno di vita. Al momento ci sono due corteggiatori con cui ha un rapporto più profondo, e si tratta di Mario e Pierpaolo. Il primo è stato al centro dell'attenzione in molte puntate, dato che sono arrivate su di lui molteplici segnalazioni in merito a delle frequentazioni che portava avanti al di fuori del programma. Tutto questo ha portato Ida ad eliminarlo ma, a seguire, Mario è tornato per chiedere perdono e poi Ida l'ha riaccolto nuovamente tra i suoi pretendenti. La cosa non ha fatto piacere a Sergio, che sembrava essere tra i favoriti per la scelta di Ida, il quale si è poi eliminato. È rimasto invece Pierpaolo, con cui Ida sta avendo una conoscenza tranquilla, senza segnalazioni e sempre in evoluzione. Il corteggiatore ha saputo sorprenderla in più di un'occasione, in particolare dedicandole una canzone al violino, cosa che ha commosso molto la tronista. Il loro rapporto sta quindi andando avanti velocemente, ma c'è spazio anche per altri due corteggiatori, Daniele e Marco. Entrambi sono arrivati da poco nella trasmissione, ma Ida è sembrata a suo agio con entrambi, soprattutto con Daniele. Con lui c'è stata una divertente esterna al karaoke ed in tanti hanno notato che Ida stava bene e si divertiva. Arrivati a questo punto del percorso, sono in tanti a chiedersi su chi ricadrà la scelta di Ida. I due nomi più probabili sono Mario e Pierpaolo. Come svelano le anticipazioni, però, le cose non vanno tanto bene con Cusitore, perché continuano quasi sempre gli scontri con lui, sebbene entrambi si fossero ripromessi di partire da zero e di conoscersi meglio. Tutto un altro discorso invece per Pierpaolo. Ida l'ha baciato durante un'esterna, dando così luogo al suo primo bacio in assoluto come tronista. Quindi, secondo molte voci ed anche secondo il parere di tanti telespettatori, sarà Pierpaolo la scelta di Ida al termine del suo trono. I due hanno dimostrato di andare d'accordo, di capirsi e hanno vissuto anche esterne molto profonde, come quella del bacio prossimamente in onda o del violino. Con Mario invece le cose sono molto più difficili e continua il problema di fiducia. Perciò, secondo le tante indiscrezioni che stanno circolando in questo periodo, alla fine la scelta di Ida sarà proprio Pierpaolo. Voi che cosa ne pensate? Siete d'accordo su questi pronostici o secondo voi la scelta di Ida potrebbe ricadere su un'altra persona? A voi i commenti! Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, e iscriviti al canale, per ricevere gli aggiornamenti.